Ora siamo a casa io con la moglie e questo bambino piccino, però non sono buono con i nomadati, bisogna rimanere a casa, senza, bisogna fare calmo con i nomadati. Dormire da notte no, okay. Piangere, mamma, quando c'è dormire ha salato subito, gli dici mamma, mamma. Non riesce ancora a dormire il piccolo di 3 anni, dimenticato per ben 6 ore in un autobus di Autolinee Toscana, parcheggiato nel deposito di Ponte alle Forche a San Giovanni Valdarno, senza che nessuno si accorgesse di lui. Mamma e papà, una giovane coppia di origini albanesi, adesso non lo lasciano solo nemmeno per un attimo, lo coccolano nel tentativo di scacciar via l'incubo vissuto dal bimbo in una giornata che ha avuto davvero dell'incredibile. Il bimbo è infatti rimasto solo, chiuso per ore nel pulmino che avrebbe dovuto portarla a scuola, seduto con ancora la cintura di sicurezza allacciata, è stato ritrovato infreddolito, impaurito e di lacrime, è stato così portato in ospedale dove è stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso. C'è un referto medico, una relazione, poi c'è una valutazione, una prognosi, dopodiché sarà valutata, dovrà fare nei prossimi giorni, ecco, le valutazioni neuropsichiatriche del caso, come insomma, ecco. Per cui dovranno darci la parola ai medici, questo è fuori dubbio. Sul mezzo di Autolinee Toscana, che svolge il servizio in convenzione per il comune, oltre all'autista c'era anche l'accompagnatrice di una cooperativa. I due sono stati sospesi, l'azienda inoltre ha anche avviato un'indagine interna. I carabinieri hanno segnalato la vicenda consegnando tutti gli atti alla procura di Arezzo. Adesso i genitori, assistiti dagli avvocati Paolo Peretoli e Laura Montoneri, stanno valutando le azioni da intraprendere. Questi ammonito per la, diciamo, una più attenta, un attento studio per evitare casi di questo tipo. Dopodiché però chiediamo anche comprensione, ecco, per comprendere questo che è un momento particolarmente delicato nella vita di questa famiglia. Per cui stiamo valutando se saranno responsabilità individuali. La priorità in questo momento è riportare la serenità per quanto possibile e il benessere di questo bambino, ecco, della sua famiglia, perché è un fatto davvero che ha colpito nella sua, perché poteva portare davvero a mettere in serio pericolo di vita questo bambino, ecco, questo è. In questo momento però, ecco, l'interesse nostro e della famiglia prima di tutto è che la madre ha bisogno di ritrovare il suo bambino e il bambino di ritrovare sua madre, questo è la priorità in questo momento.